Il libro di cui parleremo oggi si chiama Il Re ed è scritto da Kader Abdollah, un importante scrittore persiano. Lo scenario in cui questo libro si muove è quello della Persia, la Persia che esce dal 1800 per entrare nel secolo breve, come diceva Oxfam, ed è la Persia che comincia a sentire e a vivere le grandi novità che il secolo nuovo sta per portare. Le novità che riguardano le grandi innovazioni tecnologiche del tempo, il telegrafo, che sta a quegli anni, come ricorda il nostro scrittore, come internet sta oggi alle dittature che sono rimaste sul nostro continente, sulla nostra terra. Oppure, più semplicemente, il fatto che il vento che viene dall'Occidente e che è comunque un vento di novità, di innovazioni, di libertà, comincia ad investire il vecchio paese persiano, il vecchio paese di Dario e di Ciro il Grande. E a fronte di queste novità, a fronte del nuovo che avanza, a fronte di questo passaggio epocale, si confrontano due uomini, due protagonisti, lo Scià, un vecchio signore che si chiama Naser, e il Gran Visir che si chiama Mirza Kabir. Due uomini profondamente diversi. L'uno, lo Scià, indeciso a tutto, potremmo dire, opta tendenzialmente per una strategia conservativa, impedire che il nuovo che avanzi arrivi e impedire anche che il vecchio schema, il vecchio Stato possa inclinarsi rispetto alla globalizzazione che l'Occidente in quel momento sta portando. Dall'altra parte viene invece il Gran Visir, quale capisce che la grande occasione per la Persia di entrare nella storia, di entrare nel mondo, di entrare nella realtà è quella di prendere fino in fondo le spinte innovative che arrivano e cavalcarle, accettare non solo il telegrafo ovviamente, ma far sì che anche l'industria francese, l'industria inglese arrivi in Persia, far sì che le grandi infrastrutture, le grandi vie di comunicazione comincino a collegare le grandi città persiane. Capisce che si deve anche introdurre un minimo di libertà, un minimo di nuovo modo di pensare per quello che riguarda sia i rapporti interpersonali che i rapporti fra uomini e donne, che i rapporti di potere. Uno scontro che ovviamente vedrà soccombente il Gran Visir, il quale dovrà non solo sarà soccombente, ma verrà anche dalla storia condannato ad una morte precoce. Ma è la storia anche dell'altro perdente. Il perdente è anche lo Scià, il quale non capendo, non comprendendo che opponendosi al nuovo in realtà si oppone al futuro e quindi si oppone a quello che è necessario per lo sviluppo della propria patria, è destinato lui stesso a perdere e ad essere consegnato al passato. Una storia che sembra lontana nel tempo, una storia che ci rinvia appunto ad un mondo che, dove ancora si usavano i treni, dove ancora i cavalli vincevano rispetto alle macchine, dove ancora aprire una strada era un problema, un mondo passato, ma che invece ha tante cose in comune col mondo di oggi. La globalizzazione di oggi è una globalizzazione diversa da quella di inizio Novecento, ma anch'essa mira a modificare radicalmente il passato e forse è anche il presente dei paesi, delle abitudini, della cultura, delle società. E solo se tu, rispetto alla globalizzazione, ti ci confronti e riesci ad accettarla, riuscirai a sopravvivere, a diventare un paese migliore, oppure una società più condivisa, oppure più semplicemente a prendere il positivo che la globalizzazione significa e comporta. Ma, e questo riguarda profondamente i paesi dell'Oriente, vi è il rapporto con l'Occidente. Come nel Novecento l'Occidente significava il cambiamento, come nel Novecento il telegrafo significava un nuovo modo di comunicare, come nel Novecento erano le industrie francesi, inglesi, russe a portare un nuovo modo di vivere, di produrre, di pensare e di agire, anche oggi l'Occidente importa modelli diversi. Li importa perché la televisione, perché il cinema, perché internet portano dei modelli che sono profondamente innovativi, più liberi, più liberali, che vengono a mirare vecchie e superate divisioni, vecchie e superate ingiustizie. E forse
oggi che la grande primavera dei paesi del Medio Oriente e dei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo sta cominciando a vivere una sua pericolosa e preoccupante stagnazione, per non dire involuzione, sarebbe bello che in tutte le scuole dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che hanno visto la primavera dell'anno scorso come momento di grande cambiamento, leggessero questo libro per capire che solamente attraverso l'accettazione del nuovo, senza difese aprioristiche del passato, si può accettare la capacità dell'uomo di adeguarsi a quello che arriva e di fare in modo che quello che arriva non sia un male, ma sia tendenzialmente un bene.